talk out of time. Don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. I think you will Bacchantes for me it's Bacchanti è una vera e propria celebrazione della musica, del corpo e della danza. Contempla una gamma abbastanza composita di situazioni, di stati emozionali. C'è un'estrema permeabilità tra corpi e figure dove musicisti danzano e ballerini recitano e cantano. Musicians perform, dance and dancers play and sing. Summing up the people, checking out the race. I think it's always choreography for me. It's a choreographic lecture of the piece. È una rilettura in chiave puramente coreografica del testo classico di Euripide. C'è la musica, c'è la parola, ma fondamentalmente è un pezzo di coreografia. Penso che la peculiarità della performance sia la restituzione del ritmo del testo di Euripide. La rilettura riflette le tecniche che i greci hanno utilizzato per trasformare le storie in immagini. Quindi per noi riportare Euripide sul palco ha significato riprendere questa modalità di trasformazione delle parole in situazioni, in immagini, questo bagaglio tecnico che la tragedia greca ci ha tramandato. Just used as well the techniques from the Greek vases. I had an invitation from the National Theatre in Lisbon to work on a... Perché proprio le Bacchanti di Euripide? Il Teatro Nazionale di Lisbona mi aveva invitato a lavorare sulla tragedia greca e dopo alcune ricerche ho optato per le Bacchanti. Mi ha attirato di quest'opera la continua tensione tra razionale e irrazionale, le contraddizioni, la lotta tra gli opposti. Between contradictions and opposants, I think. Dionysus was as well called a foreigner. And I think il dio Dioniso nel testo viene chiamato lo straniero, perché è stato colui che ha indicato una strada diversa, ha portato un certo grado di disordine nell'ordine prestabilito. La tragedia mostra l'istante in cui lo stato sociale precostituito viene messo in discussione, ci sono trasgressioni alla regola, corpi umani che si trasformano. Ed era questo su cui volevamo lavorare, il tema su cui abbiamo costruito il nostro percorso. Tu hai vinto anche il Leone d'Argento alla Biennale di Venezia del 2018. Sì, è stata una grande emozione ed un grande onore. Ma considero questo premio come il riconoscimento del lavoro di un team. Tutto quello che faccio lo faccio con un gruppo, è un lavoro di gruppo. It's a work of a group. My parkour, in my trajectory, it's the first one. Se devo descrivere il mio percorso di artista, devo distinguere tra due fasi, una non convenzionale, l'altra fatta di studio e di regole. Il primo approccio che ho avuto alla danza è stato di tipo sociale, perché sono capoverdiana e a Capoverde la musica e la danza sono due elementi imprescindibili che fanno parte della nostra cultura. C'è stato un periodo in cui mettevo su spettacoli di danza e coreografie con un gruppo di amici, ma la nostra ultima preoccupazione era prendere lezioni di danza. E questo è stato il mio debutto, solo dopo ho cominciato gli studi. Mainly the particularity of my trajectory. Allora, siamo pronti a tirare un mini bilancio di Contemporanea Festival 2019. Che festival è stato? Beh, direi per ora siamo sicuramente molto contenti, manca ancora il fine settimana, quindi ci saranno degli spettacoli importanti da vedere. La cosa importante secondo me da rilevare è intanto la grossa presenza anche di artisti internazionali, di giovani artisti e anche meno giovani italiani, ma una presenza internazionale che si conferma importante e che
consente al pubblico di vedere spettacoli che di solito arrivano con maggiore difficoltà, a cominciare dai Rimini Protocol, che hanno iniziato con uno spettacolo diciamo centrato sulla storia recente di Cuba, uno spettacolo molto bello con immagini, musica, uno spettacolo che usava varie forme di comunicazione, come anche quello dell'Agrupación Señor Serrano, un gruppo spagnolo che ha presentato al Fabricone uno spettacolo invece centrato sulla migrazione, sul movimento delle persone e su tutta una serie di conseguenze anche molto attuali che hanno implicazioni per la società e anche per lo sviluppo delle persone, della percezione che hanno degli altri. Anche l'altro aspetto che secondo me è importante evidenziare è quello della grossa presenza della danza, anche in contemporanea, che continua e che consente anche in questo caso di portare la danza contemporanea nei palcoscenici, negli spazi meno, diciamo, consueti per lo spettacolo della città di Prato, e questo per me è un motivo sicuramente di grande soddisfazione. Anche in questo caso abbiamo visto degli spettacoli molto importanti, Meet Varlop al Fabricone e anche lo spettacolo Harley King al Pecci, per esempio. C'è poi la grande novità dell'Alveare, questa zona franca, come è stata definita, questo spazio in cui le artiste in questo caso hanno avuto veramente libertà assoluta, libertà di espressione. La formula è interessante perché consente allo spettatore di vedere quattro spettacoli brevi, uno dopo l'altro, in vari spazi del Magnolfi in particolare, e quindi lo sottopone naturalmente a una, come dire, a una esposizione molto forte, a molti stimoli, a stimoli diversi, ripetuti uno dopo l'altro, e anche con l'orario magari ci spingiamo un po' più tardi, ma è un'occasione interessante per vedere anche frammenti di spettacoli, magari idee che si stanno sviluppando, che magari porteranno in alcune direzioni che ancora non sono così mature per l'artista, quindi anche un modo per entrare all'interno della modalità di costruzione di spettacoli teatrali nella scena contemporanea. Il festival è veramente richiede degli sforzi molto forti, non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista organizzativo, in particolare dal punto di vista tecnico, perché si susseguono ripetutamente spettacoli diversi in tempi molto brevi, un giorno dopo l'altro, in molti spazi, negli spazi che noi gestiamo e anche in altri spazi che ci ospitano, come il Pecci per esempio. Ma questo significa, come vediamo anche nello sfondo, che il palcoscenico va adattato continuamente, i nostri tecnici lavorano con dei ritmi molto serrati in questo periodo e devo dire con risultati eccellenti. Il pubblico anche di Prato come ha reagito? Perché noi diciamo che Prato è città della contemporaneità, ma i suoi cittadini sono pronti a tutta questa contemporaneità? Quest'anno devo dire il pubblico è cresciuto. Abbiamo avuto degli tutti esauriti in varie occasioni. Anche l'Alveare, che citavamo prima, che è forse la formula più sperimentale, che è anche realizzata per un numero limitato di spettatori, qualche decina, è comunque sempre stato esaurito. Era previsto un solo turno di spettacoli Alveare, ma sono stati raddoppiati, tutti sono stati fatti con doppio turno perché le domande erano veramente molte. E il Contemporanea Festival è pensato proprio come inizio della nuova stagione del Met. Che stagione sarà? Anche questa sarà una stagione molto intensa. Direi siamo contenti del fatto che ormai da diversi anni abbiamo trovato un crescente consenso anche da parte della critica, anche da parte, diciamo, delle valutazioni, come dire, più sulla qualità artistica del Ministero, eccetera. Quindi
È un programma che si spinge anche in quel caso sulla contemporaneità, ma che chiaramente ha anche un occhio molto attento agli spettacoli che affrontano testi tradizionali, autori tradizionali che comunque devono essere presenti in un cartellone. Don't move, don't talk.